Ok, dunque allora mi ha detto che siete arrivati qui nel 53. Qui nel 53, proprio il primo dell'anno del 54. Sono venuto da Milano. No, no, io sono venuta in novembre. Tu a novembre e io a settembre, perché tu finivi il contratto là a ottobre. A me è l'ultimo venire che sono venuti là e io non c'ero. No, io sono venuta qua a settembre e c'erano Agostino e suo ottobre. E tu sei venuto per San Martino. Finito, finito il contratto dove eravamo. Ed erano venuti là, c'era il banco fuori. E io come sono arrivata la prima sera? Abituata. Mezz'ora gente. Mezz'ora gente. Tu se vieni là da chi li sente? Ma chi è? Boh no, non è successo niente, cosa? E io vado a letto, dormo proprio la finestra che c'era sotto il banco, sento che parlano, poi tirano i ferri che erano legati con le mani e poi mi buttano per terra. E io ho detto, volevo dire ci sono i ladri, ma mi sono come addormentata. Sono venuta, io nella mia vita non ero mai venuta. Non è riuscita praticamente a parlare. Ma non sono più riuscita a parlare. Mi alzo la mattina, vado là da Agostino e sua moglie e dico, ma penso che sono venuti là, ma cosa dici, giù a casa? Venga a vedere fuori, io ho sentito paura da qua. E allora c'era il banco tutto rotto, hanno rotto le patate, le cose lì. Ma voi l'avete comprato o no, affittato? No, noi l'avevamo preso in affitto del marchese Ponti, quello di Varese. Era la casa di caccia, diciamo. Era la casa di caccia sua. E ma lì c'erano le stalle. Sì, prima lì dove c'è il salone, erano tutte stalle. Ma era di noi, prima di noi. Insomma, quando sono cessate i mezzi di trasporto che erano le carrozze, poi non si è stato più usato, ho sempre affittato, allora i primi affittuari sono stati i gnocchi, gente di Varese. Qualche ultimo mese aveva, era un dopo era un negoziante di vini fino che io mi sono servito da questo gnocchi. Dopodiché gli gnocchi sono spariti, sono venuti i valli, dopo dei valli è venuto un nostro conoscente di Milano che era il cuoco di Casa Reale. Ah sì, quello che mi diceva prima. Ho detto che era perché il cuoco, che era il cuoco reale. Sì, una volta il resto. Il cuoco di Casa Reale. Della Casa Reale, sì. Era un cuoco speciale. Ma avete scoperto proprio gli inizi di questo, inizi di questo posto, come è nato, come nato, non lo sa. Abbiamo sempre saputo che era la casa della caccia. Del marchese, dove c'era la stalla? Mi ha detto che era una casa equivoca. Che a me hanno detto che tra l'altro c'è una cartolina che io ho che c'è scritto casino. Ecco, però casino non nel senso di casino, nel senso che si usava una volta. Così mi hanno detto. Sì, casino. Ma c'è un sacco di gente che dice questa cosa. Invece, una volta si diceva il casino di caccia, si intendeva non di sicuro una casa di tolleranza assolutamente. Non sembrava detto questa. No, no, no. Anche con la storia lì, come quella della cana che va in però non c'entra niente, proprio difatti fosse stata una casa di tolleranza non avrebbero fatto la cartolina con scritto casino. Ma se una volta non si poteva fare. Sì, lo so, però no. Sì, si poteva fare. Era proprio la moglie di Casina del Cane. Va bene, era solo lì la Mochettina che è un piccolo bar. E faceva le stanze. Sicura di sé un marchese affittava una cosa, ma non ci teneva il marchese, anche per idea. E foto vostre? Avete qualcosa? In che modo foto? Foto che avete fatto, non so, beh, magari all'inizio, perché è difficile trovare che l'usanza di fare le foto era appunto, difficile. Non si facevano tanto le foto una volta. Sì, c'è il giro delle foto quando eravamo piccolini, sui tavolini. No, guarda, quelle lì, se me le puoi far vedere, io faccio, non ve le porto neanche via, perché ho trovato un sistema infallibile, io faccio una foto... Con la macchina fotografica, un macro si chiama. Quelle sì, senz'altro c'è nel se me le trovi. Tutti i tavoli di cemento con tanta neve così. Che, vabbè, sicuramente vi ricordate bene una volta il famoso inverno 77-78, che nel totale ha fatto 1,90 m. Che era rimasta chiusa la Valgana, da me a Pugliate c'era l'elicottero. Sì, sì.
Ricordo perché per due volte, la parte due. Non era 80. No, ha fatto l'85. Ah. Era 77-78. Ha fatto una serie di nevicate, una mattata regolare. Forti, di un metro. Tant'è vero che noi ci ha portato via tutti i canali dei tetti, no? Sì. E li abbiamo cambiati due volte, appena cambiato che gli l'hanno. Prima due giorni che era già salone lì. E quel famoso freddo che alla sera... meno 18, erano meno 20. Si è arrivato 27-28. Sì, qua poi... Perché mi ricordo che una sera, c'era giù la neve, c'è rimasta una macchina nel piazzale che non riusciva a uscire. Siamo usciti per aiutare a spingere. La marcia con la mantellina. Le piante. Crepavano, facevano crack. Sentivo di quel rumore, proprio le piante che si spaccavano. Spaccavano, sì, sì. Perché dopo lei, che era l'Olona, la mia l'Olona, che era il gioco delle bocce. Sì, il fiume. Dove c'è adesso la... La siepe, lì c'è il gioco delle bocce. Ah, dove ci sono le c'era le a livello? Sì. Ah, che c'è quello spiazzo, sì. C'era in basso. Il fiume che faceva così e sotto c'era il gioco delle bocce e a destra c'era il fiume. Dopo noi che pianino l'abbiamo riempito, che era stessa lì, ognuno scendeva la terra la buttava dentro. Le fotografie sono solo una cosa, che come sono arrivato, noi il piazzale era sotto più di un metro del livello strada, cominciare a buttare dentro dalla mattina alla sera, qua arrivava il Piaia, qua arriva il Sassi, sì, perché c'era fatto un movimento che per metterlo a posto su me, guarda. Comunque si è, tra virgolette, vabbè, si è vendicato il tram nel 95 quando è venuta giù la strada davanti alle gallerie, si ricorda che sì. Hanno chiuso la valga un mese. Sì, sì. Dove scusami? Nel 95. C'è stata l'alluvione, papà. Quando siamo andati sott'acqua anche noi. Che si è stati chiusi 6 o 7 di più. Sì. 8 mesi. Oh, mamma, che disastro. È stato un io sono insieme a una macchina che è passata poi venuta giù la strada. Ma va? Sì. Di notte è successo? Mi hanno telefonato che si era allagato tutto, veniva di un'acqua che era grossa così, io e mio marito abbiamo preso. Come sono uscita da venuta sulla strada? Ma sì, è testimone quasi oculare. Spavento, sì, ma pensa a te. Ma mi è proprio venuta giù così. Ah, proprio al momento. Sono fatto il tempo passare e trovato qui. E adesso più o meno direi che sia la stessa cosa. Perché? Su che cosa? Per qua dice? No, ma... Insomma... Però... Lì ha fatto il progetto che ha fatto entrare le canne, no? Però c'è anche questo. L'altra volta praticamente l'acqua è eroso, diciamo, la parte è eroso, che era trovato. Invece adesso, Marzia, almeno quello che è andato sotto, mi ha detto che non è assolutamente la copertura del fiume che cede, non è che è il letto del fiume che cede. Evidentemente sotto c'è dell'acqua, e ci sono le altre grotte, ha fatto delle cavità, per cui sì, il sì, fondo sì. Delle... Ma guarda, le grotte sono piene d'acqua. Sono piene d'acqua. Corre dappertutto l'acqua qui, che anche là nel prato, è staccata. Ogni tanto ti trovi che vai sotto un po', però si chiude. Per esempio, l'acqua è sempre venuta giù. Quando c'è stata l'alluvione è cambiato un po' il percorso, non è più venuta giù come prima. Comunque l'acqua ne gira addirittura una quantità enorme. Che sono venuti qua con una trivella per tirare fuori un pezzo di travertino da portare al museo di adesso c'è un pezzo di travertino. E sono andati proprio lì, un po' prima della cascata. Hanno venuto fuori un coso d'acqua così, ha preso il serpino e l'ha rimesso dentro. Ah. Tant'è vero che poi per prenderlo sono andati proprio sopra le grotte, che se ci fa caso scende fuori. E ha tirato più il pezzo, no? Però lì ha proprio l'hanno dovuto ritoppare perché veniva fuori un po' d'acqua. Piena soprattutto. Quindi sorgente. Quindi probabilmente sotto c'è dell'acqua, porta via. Sì, che quello che è successo 10 anni fa, 12 anni fa. Ecco, 10 anni fa... No, quella è stata la regione dell'Olona che era sporca. Sì, ma guarda che è tirato giù la galleria. Sì, sì, e dove passava il tram, Esatto. Sì, sì. Però lì è proprio eroso la base, il badamento, e la copertura è profondata. Ceduta per tanta acqua che arrivava. Chissà dove è arrivato, dove hanno fatto il pozzetto, te ne vedete in fondo, dove è seduto sì, adesso, sì. Ecco, gli ha fatto passare le canne dell'acqua.